Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Oggi torna il nostro appuntamento settimanale con i libri versus film e in questo video voglio parlarvi di due libri dai quali sono poi stati tratti due film ovviamente. Sono entrambi considerati ormai dei classici natalizi e perché no, potrei darvi lo spunto non soltanto per un buon libro ma anche per un buon film. Cominciamo con Fuga dal Natale di John Grisham. Questo libro è stato pubblicato nel 2001 e il tema principale era quello di vedere quanto il Natale fosse sì una festa meravigliosa che tutti amano festeggiare, ma quanto fosse anche pervaso ormai da consumismo e ipocrisia. La storia è quella di due coniugi che si rendono conto di aver speso l'anno precedente per i preparativi per il Natale, quindi regali, beneficenza, cene di Natale, addobbi e così via, oltre $6.000. Quell'anno però la loro figlia non c'è perché è neolaureata e sta andando in Perù per fare beneficenza, per fare volontariato. Quindi decidono di risparmiare quella somma di denaro che l'anno prima avevano speso per regalarsi una crociera ai Caraibi. Quindi questo cosa significa? Significa trascorrere le vacanze di Natale, le feste di Natale, senza addobbi, senza regali, senza cenone, senza beneficenza. Questo sembrerebbe una cosa semplice se non fosse che il quartiere dove vivono è legatissimo al Natale e non può assolutamente accettare che una delle loro famiglie prenda questa iniziativa e decida di andare completamente controcorrente. Nel 2004 Joe Roth ha realizzato il film basandosi proprio su questo libro. Tim Allen e Jamie Lee Curtis sono gli attori che interpretano i due protagonisti della vicenda e il film riprende essenzialmente tutto quello che era stato narrato poi nel libro. Io ho visto il film, è molto divertente, ogni anno io e mio marito lo guardiamo con grande piacere perché appunto ci fa sorridere e poi è bello perché alla fine di questo film o comunque di questo tipo di storie c'è sempre una riflessione da fare sul periodo natalizio e su quale sia ovviamente il modo migliore per viverlo. Adesso passo invece al secondo libro, ormai un classico, questo veramente è un classico in generale, non soltanto un classico natalizio, e sto parlando di Piccole donne di Louisa May Alcott. Piccole donne è stato scritto, pubblicato in due volumi nel 1868 e nel 1869 per poi essere riuniti in un unico volume nel 1880. Negli anni successivi poi il libro ovviamente raggiunse un grande successo e quindi anche altri stati del mondo cominciarono a riproporlo, come è successo appunto anche in Italia. Dato che il pubblico al quale era destinato questo libro era principalmente di giovani, di ragazzi, venne deciso di dividere questo primo volume in due volumi, quelli che oggi noi conosciamo, ovvero Piccole donne e Piccole donne crescono. Il libro, come ho detto, ebbe un successo immediato ed è ancora oggi considerato un classico della letteratura e viene addirittura consigliato anche da moltissimi insegnanti e amato veramente da giovani e adulti. Perché questo libro è tanto importante? Perché sono molto importanti gli insegnamenti che se ne possono trarre, quindi il vedere come gli insegnamenti dei genitori e poi si rispecchiano nei comportamenti dei figli e soprattutto la crescita di queste giovani donne dal periodo dell'infanzia attraverso l'adolescenza fino all'età adulta. Inoltre è stato sempre considerato molto importante anche il riferimento a questo cammino che tutti noi facciamo. È un cammino durante il quale dobbiamo portare un fardello che è essenzialmente il carico dei nostri pregi e dei nostri difetti e dobbiamo riuscire ad attraversare questa strada che è la vita cercando di migliorarci, cercando di sviluppare, di crescere e soprattutto di portare avanti i nostri desideri, i nostri sogni cercando appunto di realizzarli. Quindi la crescita e la trasformazione interna da adolescenti a adulti è veramente il grande protagonista, ecco, di Piccole donne. La storia, perché ho detto che è un classico natalizio, in realtà perché la storia di Piccole donne attraversa un anno della loro vita e parte proprio dal Natale, arriva fino al Natale dell'anno successivo. La storia appunto parla di queste quattro sorelle che vivono insieme alla madre. Il padre è un sacerdote, è partito come cappellano per la guerra di secessione americana ed ha quindi lasciato
torna a casa nelle mani di queste quattro giovani e della loro madre. Nonostante la povertà, nonostante le difficoltà e nonostante il periodo molto impegnativo che è appunto l'adolescenza che stanno attraversando le quattro sorelle, vedremo come esse crescono, si miglioreranno e riusciranno sempre a mantenere elevati quei valori come la carità, la dolcezza, l'affetto, l'amore per la propria famiglia e così via. Come ho detto, questa è una specie di viaggio che le protagoniste affrontano. È un viaggio durante il quale devono riuscire non soltanto ad andare avanti con la loro vita, ma a combattere anche i loro nemici interiori. È per questo che anche molti esperti di pedagogia consigliano questa lettura ai giovani ragazzi. Da questo libro meraviglioso, che come ho detto è un classico, ovviamente sono state realizzate diverse trasposizioni cinematografiche. La prima, Little Woman, venne per l'appunto realizzata nel 1918. Nel 1933 abbiamo un nuovo film di Piccole donne con Katharine Hepburn. Nel 1949 una nuova trasposizione, in questo caso spicca tra le attrici Elizabeth Taylor. Nel 1955 venne invece trasmesso in TV con tra le altre, appunto, vi nomino sempre l'attrice un po' più di spicco, Lea Padovani. E infine la trasposizione cinematografica più recente è quella realizzata nel 1994 con Winona Ryder, con il titolo appunto di Piccole donne. All'interno di questo film sono stati inseriti anche dei particolari della biografia dell'autrice per rendere un po' più veritiera la storia. Nel 2017 infine è stata realizzata una miniserie televisiva, sempre che racconta la storia di Piccole donne, e trasmessa dalla BBC One. Queste sono le trasposizioni cinematografiche e televisive che sono state realizzate su Piccole donne, perché ovviamente questo è un classico talmente famoso e talmente amato che via via, insomma, ci sono sempre dei registi e degli attori pronti a riprodurlo, a rimetterlo in scena per esaltare tutte le meraviglie di questa storia. Io ancora non ho letto questo libro, però sarà sicuramente uno dei libri che leggerò il prossimo anno, perché come sapete è una lettura che conto veramente di fare e che purtroppo per ora non ha mai trovato il momento giusto. Bene ragazzi, questi sono i libri e i film dei quali volevo parlarvi oggi. Noi ci vediamo domani con un nuovo video sui libri dell'avvento. Ciao!